Nella spaccatura tutta interna al PDL tra Berlusconi e Fini, a sud di Bari Gianfranco è solo. O quasi, con un solo nì, quello del deputato tarantino Carmine Patarino. Sicuramente lo è in base alla geografia della direzione nazionale, dove le posizioni finiane hanno raccolto 12 consensi su 172 votanti. Tra quei consensi non ci sono gli ex-AN di Puglia, né il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano, che ha già chiarito che l'ideale sarebbe stato tentare una composizione unitaria. Ma di fronte alla conta va detto che c'è una parte consistente di ex-AN che nel PDL si trova benissimo. Né il coordinatore regionale Francesco Amoruso, che si dice disponibile al dibattito sull'organizzazione, ma non vede ragioni politiche per dar vita a gruppi autonomi. Né Ugo Lisi, per il quale il PDL deve dire più cose di destra e meno cose radical libertarie. Un esempio, l'immigrazione. Dobbiamo dare risposte ad un elettorato che chiede più sicurezza, fa notare il deputato leccese, altrimenti è normale che la Lega cresca nei consensi. Né Michele Saccomanno. Fini è un grande riferimento valoriale, afferma il senatore brindisino, ma quello del PDL è un progetto vincente. Per trovare posizioni favorevoli al Presidente della Camera bisogna approdare nel capoluogo regionale, dove il deputato Francesco Di Vella e l'eurodeputato Salvatore Tatarella appoggiano lo strappo. La rottura l'ha voluta Berlusconi, dice quest'ultimo. Di sicuro la corrente c'è e il dibattito continuerà. Si schierò con Fini nella prima fase, ma ora punta ad una ricucitura il deputato di Taranto Carmine Patarino. Questo dibattito non porterà nessuna scissione, assicura, è solo una presa d'atto di differenti vedute. In tutti i grandi partiti le posizioni possono divergere, ma tutti siamo d'accordo, ex-AN e Forza Italia, su un punto. Oggi è arrivato il momento di organizzarci, ma ciò non toglie che quando si prenderanno delle decisioni la maggioranza avrà più peso. Tolta quest'unica posizione, per la verità interlocutoria, nel Grande Salento tutti gli ex-AN stanno con la linea di Berlusconi. Dai consiglieri regionali, per il leccese Saverio Congedo la scelta è irreversibile, per il brindisino Maurizio Friolo, quello del PDL è un progetto vincente, giù per l'Irami e gli amministratori locali. L'assessore brindisino Cesare Mevoli, già missino di ferro e a suo tempo critico sulla fusione. Ma ormai il PDL è un treno in marcia che mette successi, dice, e quindi non va fermato. Idem per i consiglieri comunali. Nella terra dei due mari a riconoscersi nelle posizioni del Presidente della Camera sono una manciata di singoli esponenti che spuntano a Scorrano, Francavilla Fontana, Tuglie, Ceglie Messapica, Taviano, Miggiano, Sanarica. Ma il dato politico è, per ora, di un sud della Puglia poco interessato alla spaccatura in atto tra i fondatori del PDL. Bisognerà vedere, però, fin dove il Presidente della Camera intende spingersi nello scontro e quanti altri, magari finora rimasti in attesa, potranno seguirlo.